Ciao poracci, insomma ci tocca resistere a questo periodo di quarantena per altre 3 settimane fino al 3 maggio. Per quanto la situazione possa essere deprimente, tranquilli, perché in questo video vi darò qualche consiglio per gli acquisti su Nintendo Switch. Infatti Nintendo ha fatto partire una nuova ondata di saldi sull'eShop che sarà valida fino al 19 aprile e tra gli oltre 300 titoli in promozione ci sono tantissime cose interessanti. Di solito quando mi cimento in questi videolista cerco di prendere una selezione ristretta di titoli, ma questa volta, vuoi perché le offerte sono molto allettanti, vuoi il periodo particolare, ho deciso di non darvi letteralmente di suggerimenti tra giochi imperdibili, opere di nicchia e acquisti impulsivi. Prima di mettere mano al portafogli, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Tra l'altro ragazzi, vi voglio rapidissimi nei commenti. Il primo che riconosce la canzone che sto suonando nella sigla e lo scrive qua sotto, mi raccomando voglio titolo e gioco di appartenenza, verrà citato in coda al prossimo video. Inoltre rimanete fino alla fine perché ho una bella challenge da proporvi. Iniziamo! Questa volta Nintendo l'ha fatta grossa e ha deciso di deprezzare alcuni dei suoi big che raramente finiscono in sconto. Quindi io mi toglierei subito dalle scatole queste formalità e se siete dei novelli utenti Switch, prendete pure in considerazione un capolavoro come Breath of the Wild a 48,99€, un risparmio del 30% rispetto al prezzo pieno. Un gioco che non ha bisogno di presentazioni, così come l'ottimo platform 2D old school sviluppato da Retro Studios, Donkey Kong Tropical Freeze a 39,99€. Se invece volete rimanere sotto la soglia dei 10€ e godervi una tipica avventura di Mario & Company, allora lo strategico Mario & Rabbids Kingdom Battle fa il caso vostro, un mix tra strategia e azione dai toni demenziali ideato da Davide Soliani, un vero orgoglio italiano. Sempre in tema di esclusive Nintendo c'è l'ottimo hack and slash Astral Chain in sconto a poco meno di 40€. Il titolo è il classico action in terza persona partorito da Platinum Games, aspettatevi quindi un combat system adrenalinico e complesso, ma anche delle sezioni investigative che spezzano il ritmo dell'azione e donano una profondità inaspettata. Se ancora non l'avete provato, questo potrebbe essere il momento giusto. Purtroppo Mario non è in sconto, ma di platform ce ne sono a bizzeffe, presenti all'appello altre 3 mascotte degli anni che furono. Crash Bandicoot e Spyro the Dragon con le loro rispettive collection a 19,99 l'una e Sonic con il recentissimo Sonic Mania a 13,99€, un bellissimo omaggio all'epoca d'oro dei platform 2D targati Sega. Visto che si parla di Crash e di glorie del passato, se siete in astinenza da Mario Kart, il remake di Crash Team Racing è un'occasione imperdibile a soli 23,99€, con uno sconto del 40%. Parlando di titoli multipiattaforma, vi segnalo la presenza di due giochi di un certo spessore. Abbiamo innanzitutto Hellblade, a soli 14,99€. La fatica di Ninja Theory è un action adventure con un ritmo molto particolare, che esplora temi adulti come depressione e paranoia in un viaggio malato all'interno della psiche della protagonista, Senua. Vi dico la verità, se non fosse già incluso nell'offerta del Game Pass, lo prenderei senza pensarci su due volte. L'altro gioco che voglio consigliarvi è Dragon Ball Fighters, sempre a 14,99€. Forse il migliore nel suo genere a sfruttare la licenza dell'opera di Akira Toriyama. E guardate, secondo me in questo periodo i server si ripopoleranno data l'offerta vantaggiosa. Ne approfitto per dirvi che su Discord abbiamo lanciato un sondaggio per decidere quali saranno i prossimi giochi da portare nella nuova programmazione in live che ci accompagnerà nelle prossime settimane di reclusione, e Fighters è uno dei titoli più gettonati. Quindi non solo vi consiglio di accaparrarvelo, ma di fare un salto su Discord e partecipare alla discussione della community e iniziare a prendere parte alle serate dei poracci, dove giocheremo tutti quanti insieme in live. I link vi lascio in descrizione, vi aspetto. Andando avanti, procediamo per generi. Per gli amanti dei Metroidvania ho due consigli. Axiom Verge a 8,99€ riesce a catturare le atmosfere del primo Metroid. Non fatevi ingannare dall'estetica retro, perché questo è un gioco intelligente e moderno che rivisita le meccaniche tipiche del genere, adattandole alle aspettative dei giocatori di oggi. Inoltre è previsto un seguito in uscita a breve. Yoku's Island Express è invece un gioco dalle atmosfere decisamente diverse. Per soli 6,79€ potrete giocare a un Metroidvania unico. Questo infatti è un ibrido tra un platform e un flipper, e vi garantisco che per quanto assurda, l'unione dei due generi funziona alla grande.
merito soprattutto dell'incredibile direzione artistica che regala dei paesaggi semplicemente mozzafiato. Anche gli amanti dei JRPG avranno pane per i loro denti, con tre proposte molto differenti tra di loro. Sto parlando di Child of Light a 5,99€, Golf Story a 7,49€ e Valkyria Chronicles a 9,99€. Il primo, seppur sviluppato da Ubisoft, è un omaggio senza rivali alla scuola dei GDR giapponesi, tanto che parte del character design è stato affidato niente meno che a Yoshitaka Amano, volto storico dietro alla saga di Final Fantasy. Golf Story invece è un ibrido fuori di testa e dallo humor pungente, che al gameplay dei JRPG in 2D del periodo Super Nintendo unisce le meccaniche del golf. Valkyria Chronicles invece è un caposaldo dei JRPG tattici uscito originariamente su PSP. To the Moon è invece l'anello di congiunzione tra il gioco di ruolo e l'avventura grafica. Con un'estetica da JRPG ma gameplay assimilabile a quello di una visual novel, a soli 8,39€ potrete godere di una delle storie più commoventi mai raccontate all'interno del medium. Se invece cercate un'avventura decisamente più classica, vi consiglio Machinarium a soli 5,99€. Anche qui un art style pazzesco che è in grado di raccontarsi da solo, tanto che il gioco non presenta dialoghi ma solo indizi audiovisivi. Un altro genere a cui sono particolarmente affezionato è quello dei cinematic platform, ovvero quei platform generalmente 2D incentrati su meccaniche trial and error, che puntano tutto sulla precisione dei movimenti e le animazioni fluide, come Limbo, Inside e il capostipite del genere, il primo Prince of Persia. In sconto abbiamo sia un mostro sacro della categoria, ovvero il remake di Another World a 3,99€, e anche Gris, a 8,49€. Questo poracci ve lo straconsiglio, perché è una di quelle esperienze poetiche che, seppur molto corte, vi rimarranno dentro a lungo. Per me una delle scoperte più piacevoli del 2019. Decisamente più moderno è invece Little Nightmares a 9,99€, che propone un racconto dai toni più dark e un motore grafico in tre dimensioni, anche se senza la totale libertà di telecamera. Se invece cercate qualcosa da giocare in co-op locale, eccovi due titoli da non lasciarvi sfuggire: Unravel 2 a 7,49€ e Brothers A Tale of Two Sons a 10,49€. Non ho provato nessuno dei due titoli, ma per Brothers ci posso mettere la mano sul fuoco che sia un gioco da provare. Infatti, recentemente ho apprezzato tantissimo l'altra fatica sviluppata da Hazelight Studios, A Way Out, una delle esperienze multigiocatore in locale più divertente degli ultimi anni. E per finire, poracci, una rapida carrellata di titoli indie che vanno provati assolutamente o che semplicemente attirano la mia curiosità. Cinemora a 7,49€, perché di shoot'em up di valore, escluso Cuphead, non se ne vedono in giro tantissimi. Katana Zero a 10,49€, un ibrido tra un platform e un puzzle game dalla storia avvincente con qualche tinta gore, per me uno dei top del 2019. Bastion e Transistor a 2,49 e 3,49€ rispettivamente, due indie game che giocai per la prima volta ai tempi della Xbox 360, degli action GDR isometrici con una direzione artistica fuori misura, veramente imperdibili. Fe a 4,99€, un action adventure che ha lanciato la collana degli EA Originals, un interessante detour nel territorio degli indie per un publisher come EA. Hotline Miami Collection a 12,49€ è una raccolta di due titoli impossibili da ascrivere ad un genere preciso. Abbiamo degli shooter con visuali dall'alto incentrati pesantemente sul trial and error, il tutto graziato da un'estetica palesemente ispirata agli anni 80, immersa in una brutalità uscita direttamente da Drive di Refn, che ve lo dico a fare, un esperimento imperdibile. The Tourist a 13,99€ perché ho provato la demo e potenzialmente potremmo trovarci di fronte a un capolavoro. E per chiudere, Saboteur, perché costa un euro e che fai? Un euro non ce lo spendi. E questo è tutto ragazzi, ma attenzione perché vi lancio una sfida: se arriviamo a 150 like mi compro YouTuber's Life a 21€ e ci faccio sopra pure la recensione. Non lo so, io sento già puzza di capolavoro. Voi che dite? Vi aspetto nei commenti e fatemi sapere se avete intenzione di acquistare qualcuno di questi titoli. Io sono il Poro Michele, in saldo, ciao!